Ciao, siamo qui nel nostro orto oggi a piantare cipolle e aglio e scalogno. Diciamo, ieri abbiamo già cominciato e oggi andiamo a terminare. Come vedete, il nostro orto è tutto coperto da paglia e foglie, appunto in riposo per l'inverno. E adesso cominceremo le semini primaverili. Qua, appunto, dove vedete, avevamo la semina passata, qui avevamo delle insalate e delle rape e dei rapanelli. Adesso le abbiamo tolte e consumate, che lì ci sono ancora appunto dei cavolfiori, cavoli. E abbiamo già seminato cipolle e aglio a file, in modo che tutto sia molto compattato, sia sfruttato al massimo il terreno e che tutto sia sempre coperto. Infatti non vedete mai la terra nuda. Questo per creare appunto una biodiversità sia radicale sia fogliare e comunque sempre una pacciamatura che crea humus naturale. Adesso vi faccio vedere come vado a piantare lo scalogno. Eccoci qui, questo come vedete è lo scalogno. Andiamo a mettere sui nostri letti di semina appunto lo scalogno. Cosa facciamo? Qui come vedete abbiamo la paglia di copertura che lasceremo. Come detto, non lasciamo mai la terra nuda, in quanto crea umidità e comunque fertilità. Usiamo questo attrezzo qui per andare a bucare il terreno in questa maniera molto semplice e andremo a inserire lo scalogno all'interno. Così continueremo per tutto. Andremo a fare delle file abbastanza compattate da più o meno 15 cm di distanza da un bulbo all'altro. Andremo a coprire praticamente per tutto questa parte, andremo a coprire con lo scalogno. Poi andremo più avanti ad introdurre artiortaggi per creare, come dicevo prima, compattezza e biodiversità, perché è sempre importante appunto mai fare la monocultura e per vari motivi. Per motivi di innanzitutto di parassiti che potrebbero comunque prolificare e per motivi di appunto fertilità, perché le varie radici vanno a lavorare in modo diverso il terreno a seconda del loro tipo di crescita. Come vedete è molto semplice. Siamo a fine gennaio e andiamo appunto a mettere su questi bulbi. Oggi danno anche previsione di pioggia, quindi tra ieri e oggi ho cercato di andare a seminare tutto quello che mi era possibile in modo veloce, in modo che così andremo subito a irrigare, anche se questa stagione in realtà non è che c'è bisogno di tutta quest'acqua, però andiamo a farci aiutare in modo naturale, visto che c'è la possibilità. Ecco qui, io adesso andrò avanti, chiaramente stopperò il video perché non vado ad annoiarvi per vedere una cosa abbastanza monotona. Ok, dopo vi farò vedere altre cose rimaste nel nostro orto invernale. Alla prossima!